Il cammino del Giulianova in Coppa Italia si ferma al Franco Scoglio di Messina, con i siciliani che vincono 3-2 in rimonta e guadagnano la finale col Matelica sul neutro di Firenze. Partita pazza con la squadra di Bolzan, che dopo pochi minuti sembra in controllo, ma la partita gli scappa di mano già alla fine del primo tempo. Il tecnico giuliese ritrova Tozzi Borsoi dall'inizio, con Di Paolo che dopo nemmeno 5 minuti porta avanti il Giulianova. Ripartenza fulminante e staffilata dell'attaccante ospite da posizione defilata che Lorenzon non riesce a contenere. La strada sembra farsi già in discesa, ancor di più dopo altri 10 giri di lancette, quando Sicurello di Seregno vede una trattenuta di Zappalà su Tozzi Borsoi. Calcio di rigore sacrosanto e la punta con il destro deposita in rete dagli 11 metri il pallone dello 0-2. A questo punto su Messina cala il gelo. La squadra di Oberdan Biagioni avrebbe bisogno di 3 reti senza subirne, ma la rimonta peloritana comincia a metà di una frazione scoppiettante. Serpentina di Arcidiacono che entra in area e viene atterrato. L'arbitro indica il dischetto alla battuta Catalano che non sbaglia. È 1-2. Il Giulianova avrebbe ancora un cuscinetto di 2 reti da difendere. Per di più al 28esimo Di Paolo non inquadra bene lo specchio di testa sfiorando l'1-3. 2 minuti più tardi ci riprova il Messina con Catalano dalla distanza. Blocca sicuro Pagliarini. La pressione di casa sale. La difesa abruzzese riesce a contenere gli attacchi della squadra di Biagioni, che al 33esimo però trova il gol del pareggio. Arcidiacono appoggia a Traditi che spara una rasoiata dal limite. Pagliarini respinge come può, ma il più lesto ad avventarsi e piazzare il tappin è Biondi che fa 2-2. Il Giulianova ha toccato duro e con uno stadio in fermento prova a scuotersi con la testa di Torelli imbeccato dalla punizione di Napolano. L'inerzia tuttavia adesso sembra dalla parte dei padroni di casa. Al 45esimo Tedesco lancia Arcidiacono che si invola verso Pagliarini, lo salta e calcia da posizione defilata a porta sguarnita, ma Fuschi è provvidenziale, riesce a spazzare in scivolata con la palla che sta per varcare la linea di porta. Sembra che il primo tempo debba chiudersi 2-2, ma al secondo di recupero arriva il sorpasso messinese, punizione di Catalano dalla lunga distanza che non sembra irresistibile. Pagliarini è tutt'altro che perfetto in presa. Traditi si sventa sulla sfera e colpendo anche in maniera sporca deposita in rete il pallone del 3-2, che è una vera mazzata per il Giulianova considerando le premesse della gara. Nella ripresa è Arcidiacono ad aprire le danze con la serpentina sulla sinistra e la conclusione che non inquadra la porta di Pagliarini anche grazie alla chiusura tempestiva di Ferrini. La squadra di Bolzan tenta di rimettere in discussione la qualificazione con 2 piazzati. Prima Barlafante di testa tenta la correzione. Sul secondo tiro di Napolano direttamente tra le braccia di Lorenzon. Al 59esimo ancora Barlafante che salta Barbera e calcia forte angolato. Bravo l'estremo difensore messinese ad allungarsi smanacciando. Al 78esimo torna a farsi pericoloso il Messina sugli sviluppi di un corner sventagliata di Catalano per Bossa, fuori area, piattone dal limite ma debole centrale, blocca Pagliarini. All'83esimo ancora Messina ad un passo dal poker. Bossa lancia Arcidiacono che parte da destra, si accentra e calcia forte sorto la traversa. Pagliarini si supera e smanaccia in angolo. L'assalto finale del Giulianova è veemente. Napolano ci prova ancora col destro da piazzato, sfera alta, ma è incredibile quello che accade al minuto 95. Ancora Napolano scodella la palla della disperazione. Lorenzon esce male su Balducci che lo anticipa, ma è Barbera a salvare sulla linea di porta e mandare in finale il Messina tra la gioia del pubblico di casa. Amarezza tanta invece in casa Giulianova. La qualificazione che sembrava alla portata sfuma nel modo più beffardo dopo un cammino entusiasmante in Coppa. Domenica allora si torna al campionato. Alfadini ce la va stese per una gara che varrà molto per entrambe le squadre. La gara sembrava saldamente nelle vostre mani, poi? Poi dopo abbiamo commesso dell'ingenuità. In quel momento dovevamo leggere un attimino quello che era l'andamento della partita, dovevamo stare più calmi. Questa ingenuità l'abbiamo pagata a caro prezzo. Dispiace perché secondo me il secondo tempo si è visto tutto un'altra gara, quindi siamo stati ingenui. Probabilmente in queste sfide l'aspetto mentale conta più di quello tecnico-tattico, ecco. Probabilmente voi insomma sul 2-0 vi siete rilassati troppo e avete ripreso a giocare dopo aver subito i 3 gol. Sì, alla luce dei fatti potrebbe essere anche così. Io non credo che ci siamo rilassati, insomma abbiamo commesso degli errori individuali che l'abbiamo pagati a caro prezzo. Il secondo gol per esempio, abbiamo un attimino lì, abbiamo avuto questo calo mentale, questo blackout e niente, onore a chi ha vinto, va bene così. Loro si sono difesi, cioè il Messina si è difeso molto bene, noi abbiamo creato qualche occasione che potevamo essere un po' più precisi,
come quel ragazzo Barlafante che ha dribblato, che ha calciato due metri dalla porta, insomma, il colpo di testa, potevamo essere un po' più precisi anche sulle palle inattive, quindi ripeto, l'unica cosa che mi porto di positivo da questa gara qua è che per la prima volta fuori casa abbiamo finito la partita con un atteggiamento positivo. Ringrazio, come ho detto, i tuoi colleghi, i miei giocatori perché hanno fatto qualcosa di veramente di straordinario, perché non ho, oltre a tutti i gol che sono venuti, il sorpasso da 2-0 a 3-2 è stato fatto con qualità, non per caso, abbiamo attraverso un gran primo tempo fatto di gioco in velocità e di situazioni, perciò credo per il allenatore sia una gratificazione importante, ma io posso solo che ringraziarli tutti quanti perché stanno facendo cose straordinarie. Ringrazio la società che mi ha preso questi giocatori.